Ma sai che c'è? Quando entro in biblioteca c'è un altro profumo. Non c'è l'odore che c'è in una cella, c'è il profumo dei libri, della scaffalatura in legno. Parli con persone che non parlano di processi, di giudici, di PM, di polizie, tutte queste cose qui. Sembra che stai fuori, sembra che stai fuori. Le biblioteche sono spazi dove si può esercitare la grande libertà di prendere una decisione. È il frutto di una decisione già entrare in biblioteca, perché devi fare una domanda il giorno prima, ti devi mettere in lista, eccetera. Puoi scegliere che libro vuoi leggere, puoi scegliere di non leggerlo e riportarmelo, puoi scegliere di darlo al compagno di cella, però puoi scegliere che quello che non si può assolutamente fare da quando si varca la soglia del carcere. È un'oasi qui, di libertà, un centro benessere della mente. Perché le ragazze si preparano tutte le settimane per venire qui. Si vestono bene per venire in biblioteca. Vengono con bigliettini, con preparate per copiare testi, copiare poesie. Vedi che ce l'ho fatta? A leggere pure l'italiano. Pensavo che non lo farei mai, che non riuscirei mai a leggere. Sì, te lo lascio qui. E un'altra cosa, ho cominciato pure a scrivere italiano. Questo l'hai letto già, lo vuoi No, dare? no, lo devo leggere, penso adesso fresco fresco. Ah, volevo corrompere, ma non mi ha avuto da. Per i detenuti è importante, può rappresentare un momento di distrazione, un momento di conforto. E il fatto che ci siano loro, le biblioteche di Roma in carcere, è fonte di stabilità. Noi sappiamo che questo è un momento presente, che possiamo contare su di loro, non solo quando sono presenti, ma il loro lavoro è anche dopo la loro presenza fisica. È poi un luogo di incontro, perché questo è il luogo dove avvengono le attività culturali all'interno del carcere. E tutti questi eventi sono particolarmente apprezzati dai detenuti, anche perché è un modo di portare un po' del mondo di fuori dentro. È uno spazio di libertà ed è uno spazio di pari dignità. Qui, quando entri, tu sei l'utente della biblioteca. Non è come carcere, una volta che sorpassi quella porta, quel portone di ferro, qua è un altro mondo, Sì. è il mondo di fuori, siamo liberi qua. Ho lavorato 5 anni in una biblioteca di Rebibbia, adesso invece faccio lo scrivano, il mio tempo viene occupato quasi tutto per scrivere istanze o aiutare molto i ragazzi stranieri che non capiscono la lingua, stare in contatto con i loro avvocati. La mia esperienza di bibliotecario è iniziata circa 2 mesi fa. Mi occupo ovviamente di aiutare tutti i detenuti come me a scegliere, insomma, a muoversi nella biblioteca del reparto. Io ho preso, come sempre, queste due, sono in tedesco. Sì. Conosci Stephen Sì, King? certo. Mi Ok, te lo piace registro molto subito. questo. Ah, io amo i libri da piccola. Vengo dalla Romania e sono cresciuta nel tempo di dittatura del Ceausescu. Avere la tessera della biblioteca era una grande fortuna. Leggo tutti i giorni. 5 al mese li leggo, 4-5. Buongiorno, Oh, come va? ciao, Sto bene? ciao, Riporta il libro. Bene, ti è piaciuto? La mia fortuna è che io sono sempre stato un lettore in tutta la mia vita, dunque tanti di questi libri li conosco, anche senza averli letti qua. Ma tutti questi qua io li devo... Questi li dobbiamo tutti inventariare. Beh, però vorrei sapere come si fa, noi, così lo faccio allora io... io. Anteriormente io sono editore, è la mia professione, sono editore da tanti anni e ho esperienze nel mondo della biblioteca. Buongiorno Marco, come stai? Bene, tutto a posto. Sono venuto a cercare qualcosa da leggere. Al G9 ho 3.800 libri da distribuire e durante la settimana riesco a distribuire pure dai 50 ai 150 libri. E la maggior parte dei detenuti leggono Kussler, Bunker, Stephen King, Forsyth. Classici, Wilbur Smith qua è un caposaldo come Stephen King. Maggiormente richiedono libri come autore come Ken Follett, Ludlum, Smith. Leggo un libro ogni 2 giorni, 3 giorni, romanzi e poi le poesie d'amore. Evidentemente ci sono amori fuori che aspettano e allora le poesie d'amore me le richiedono in continuazione per poterle copiare su una mail e poi mandarle con la lettera o con la mail. E scrivi qualche poesia d'amore a tua moglie?
Andiamo a vedere poesie. Vediamo. Li troviamo tutto, guarda. Dico questo, vedi, tutti i giorni una poesia a tua moglie. E gli chiedi pure perdono che stai qui. Capito? Sì. Chiediamo sti perdoni, poi dopo. Poi dopo ci ricascamo un'altra volta. No. È l'ultima volta? L'ultima. Sei sicuro? Fidati. Io non mi fido di me stesso, mi posso fidare di te. Fidati che l'ultima è questa. È un lavoro che farei anche a fuori. E mi piace perché sto in mezzo ai libri e per me è pace. E mi piace perché conosco persone nuove. Per me questo non è un lavoro, questo è un piacere. Anche perché io mi trovo nel mio ambito, nei libri, e dunque per me non è più neanche galera, per me questo è un piacere. Amo questo lavoro che è qua e lo vivo in questo momento della mia vita, ma ha cambiato tanto il mio modo di pensare, molto, molto. Per me leggere significa a volte isolarmi da tutto quello che c'è intorno. Guarda, ci sono detenuti che leggono 5-6 ore al giorno, proprio per staccarsi dalla routine del carcere. Il libro ti dà la possibilità di evadere dai tuoi problemi, dalla tua carcerazione che affronti, una forza in più per poter affrontare un percorso un po' travagliato. Cosa c'è di più sicuro di trovare la libertà in carcere che non in un libro? Perché il libro ti fa viaggiare, no? Ti porta nei paesaggi, nei fiumi, ti riporta agli affetti. Sto leggendo ultimamente molto fantasy, è un modo di sognare, un modo di evadere, pure quando leggo Ken Follett, quando leggo questi personaggi qui che ti portano in Africa, ti portano in Egitto. Nell'aria io stavo leggendo un libro, mi sono preso una pallonata in testa perché non l'ho vista arrivare. Io ero nel libro. Se io leggo non sono qua. I libri portano una storia, cioè lo toccano tanti. L'odore della carta, cioè a tenere in mano e lo leggi dove vuoi, quando vuoi, senza luci, energie, non lo so. Libri hanno aperto tanti porti, anche in carcere. Più scopriamo, più siamo soli. Con la scoperta dell'arte, del leggere, scopri che sei recluso. E più scopri qualcosa, dici, ma perché? La famosa parola perché? Quella è una chiave. Uno quando si pone sempre la parola perché andrà sempre avanti. Io leggo tanto filosofia, trovi delle risposte, magari perché la tua vita è andata in un certo modo, trovi delle risposte anche in relazione con gli altri. Penso che senza il libro verrebbe oscurata la bellezza, perché la bellezza porta con sé l'immaginazione, l'emozione. Il libro mi dà la possibilità di capire, specialmente questi romanzi storici, il periodo, come è cambiato, come erano i tempi passati e come potrebbero essere i tempi futuri. Per esempio, ultimamente ho letto il diario di Anna Frank. Il sentimento comunque è che la libertà non c'ha prezzo, prima di tutto, perché comunque è un valore che tanti non apprezzano fino a che comunque non riescono a trovarsi in situazione che gli viene negata. Io non provo mai solitudine leggendo, piuttosto malinconia e forza anche, perché malinconia magari in base a quello che leggi ovviamente e alle persone che hai fuori, per i figli per esempio, ma forza, cioè di dire io quando esco di qui sarò un altro. Ti apre la coscienza la letteratura, il libro è una chiave per aprire le coscienze. E quelli che vengono in biblioteca, le ragazze lo sanno questa cosa, che vengono qui per sapere, per trovare anche un po' di più libertà, che non siamo rinchiuse, siamo detenute, però la mente non te le tiene nessuno chiusa. La maggioranza delle persone che finiscono in carcere sono povere di parole. E la povertà di linguaggio fa sì che si diventi anche dei soggetti particolarmente indifesi. Quindi acquisire un vocabolario più ricco attraverso la lettura favorisce anche che la persona in qualche modo diventi più, anche più sicura di sé
quando deve avanzare una richiesta o comunque è capace di saperla meglio argomentare. Tante volte nella vita vai e dici posso sbagliare, dire una parola e questo timore ti mette in difficoltà, non ti puoi difendere perché non conosci le parole. Con questo corso che ha durato solo 3-4 mesi, ma che è stato così intenso, con i libri, con il vocabolario, con il dizionario, cercando le parole, i sinonimi sul computer, e ho preso più fiducia in me, l'ho trovata. E il fatto che mi ha dato lavoro in biblioteca è stata una cosa da Dio, non lo dimenticherò mai. È fondamentale il servizio di biblioteca in carcere, perché non possiamo dimenticare che la lettura è la fonte fondamentale per acquisire la conoscenza e anche padronaggio del linguaggio, che sono elementi fondamentali e decisivi nel sviluppo della persona. I semplici romanzi come i libri scientifici o di filosofia o di qualsiasi altra cosa, insomma, oltre che accrescere la capacità lessicale di linguaggio, fanno crescere la persona, insomma, da tutti i punti di vista, insomma, e quindi consentono anche lo sviluppo di un pensiero critico, insomma, ecco, e quindi anche superare certe barriere anche dell'ignoranza, del pregiudizio, senz'altro, diciamo, una lettura agevola questo tipo di crescita. E per questo, insomma, fa sempre bene leggere qualsiasi cosa, ecco. In carcere si legge molto, un po' di tutto e si legge molto soprattutto. In qualche modo la lettura, la cultura, l'opportunità di poter tornare a scuola che esiste in carcere, di poter studiare, di iscriversi all'università, è in qualche modo una forma di riscatto. Io dico, meglio aiuto altre persone. Fare qualcosa, forza a me, aiuta altre persone. E così io sempre leggo il libro di economia. Perché questo è più importante per cambiare il mondo o cambiare me. Partecipare all'attività culturale fa sì che loro scoprano anche dei bisogni informativi di cui magari non erano consapevoli, non erano coscienti, e da lì la voglia di approfondire, quindi di prendere il libro in prestito, di avvicinarsi alla biblioteca. Prima non pensavo, vado alla biblioteca a leggere un libro, prima pensavo a un'altra cosa. Qua, essendo lontano dai figli, dai propri cari, essendo costretta e chiusa, senza nessuna via di libertà, ti ritrovi così spontaneamente a leggere, a vedere che nella vita di tutti i giorni non è solo i problemi, ci stanno pure cose belle da imparare. Io ad esempio ero scettico ad andare in biblioteca a cercare i libri, nel senso che cercavo un qualcosa che mi interessava molto, però l'ho trovato nel libro di Fabio Pierangeli sulla documentazione di Pasolini, e perciò questo mi ha affascinato molto. Tra tanto malessere che c'è, poi alla fine c'è una crescita, perché dopo tanti anni che stai qua dentro ti rendi conto che magari hai sbagliato tutto nella tua vita. E forse se non stavo qua dentro stavo o sottoterra o stavo sicuramente in un posto peggio di questo. E qua dentro, con i corsi che ho fatto il corso con le donne, il corso del CO2 di musica, teatro, abbiamo teatro, scenografia, e ho riscoperto delle cose che magari, che ne sapevo, che io sapevo recitare in teatro, mai avrei immaginato di appassionarmi a certe musiche che fuori dicevo, ma sarei impazzita, io ascolto sta musica. E invece no. Cambiare tanto per me, apri occhi, cambiare pensiero. Anche ho trovato la mia strada sul libro. Io dico grazie libro, cambiare tutto. Io ho scoperto che mi piace scrivere poesie mie personali all'interno dei vari istituti che sono stata. Forse è proprio il dolore che ti porta a guardarti dentro e a tirare fuori qualcosa che tu comunque fuori non avevi tempo, quindi reprimi, no? Qui è più tempo di pensare, quindi cerchi di occupare il tempo come meglio puoi. Chi ha paura della verità non legge, non sogna, non cresce. Sono diventato uomo leggendo, sono diventato uomo in questi cessi pieni di grate con un libro sempre alla mano, perché ai libri che io devo tutto. È dai libri che ho imparato a formulare i miei pensieri in mille modi. È grazie ai libri che io non sono più le azioni che mi portano qui dentro. Io sono i mille libri che ho letto. Matricola 1312, Edmond.